Grazie mille tanto. Allora, vedo Aurora Cadaudella, presidente di Codice Rosso. Prego Aurora. Buonasera a tutti, per chi non mi conosce sono Aurora Cadaudella e presiedo un comitato civico Codice Rosso che si occupa di violenza sulle donne. Grazie a Corrado Armeri e all'associazione Rosso Col Mundi per aver organizzato questa giornata dove, è vero, come diceva il dottore Cadaudella, si ricordano le lotte, la donna ha dovuto lottare affinché venissero riconosciuti, affermati i propri diritti che in realtà gli appartengono sin dalla nascita. Però è una giornata importante per noi donne perché abbiamo fatto tante conquiste importantissime: il diritto al voto, la partecipazione alla vita politica attiva del nostro paese. Oggi il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è una donna, il Presidente della Corte di Cassazione, sono un avvocato, quindi vi porto anche questa informazione, è stata eletta recentemente, è una donna. Quindi grazie a tutte le donne che hanno lottato. E anch'io come donna, insieme ad altre donne che fanno parte di questo comitato, lottiamo contro la violenza sulle donne. Sono un po' presuntuosa, perché il mio obiettivo è per lo più prevenire la violenza sulle donne. Come? Intervenendo, diffondendo la cultura dell'uguaglianza che c'è tra l'uomo e la donna. La cultura della pari dignità tra uomo e donna, come nelle scuole. Bellissimo oggi vedere le scuole presenti. Come diceva l'insegnante Spadaro, il nostro futuro sono i ragazzi. Infatti accolgo con tantissimo piacere i vari inviti che a volte mi vengono fatte dalle scuole, perché bisogna diffondere la cultura della uguaglianza tra uomo e donna. Velocemente, due parole, Codice Rosso, corsia di preferenza per le donne che subiscono violenza. Codice Rosso è a Rosolini, ha un numero verde dedicato, 1964 484, e non è riservato solo alle vittime di violenza, ma a tutti coloro che sono a conoscenza o anche solo il minimo dubbio che una donna sta subendo violenza. Non avete dubbio, chiamate, risponde un legale, risponde una psicologa, quindi donne che riceveranno un'assistenza legale e psicologica. Per piacere, diffondete questa notizia e grazie agli uomini che oggi sono qua, perché dimostrano grande sensibilità. E chiudo con una poesia di Shakespeare. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo, in piedi signori davanti a una donna. Grazie. Grazie Aurora.